di voi ha avuto sempre una parola di stima e di affetto. Grazie, da domani si lavora! Buonasera a tutti, grazie a tutti i sostenitori. È stata una vittoria netta, schiacciante. Adesso ci aspettano solo lavoro e responsabilità, ma non ci sta niente, né il lavoro né la responsabilità. Grazie a tutti. Buonasera e grazie a tutti per il sostegno che ci avete dato. Grazie di cuore. Buonasera. Grazie a tutti per l'aiuto. Demetrio, musica, Demetrio, musica! Demetrio, musica! Grazie, grazie. Allora, io l'unica volta che ho parlato vi avevo visto fiducia. Voi ce l'avete data e noi non vi deluderemo. Grazie di tutto. Grazie per la fiducia che ci avete dato, la nostra vittoria, la vostra vittoria, perché ci avete creduto. Grazie. Grazie, grazie a tutti, viva Monte Milecco, viva Monte Milecco. Sabato sera siamo stati al concerto di Vasco Rossi. Vasco Rossi sentiva, dice che la parola dell'anno è finalmente, anche a Monte Milecco, finalmente gli eroi e le divinità sono state scacciate dalla popolazione di Monte Milecco. Finalmente, finalmente! Grazie, grazie! E do un consiglio a chi, agli avversari, io conosco bene la realtà di Monte Milecco. Ogni volta che si perdono le elezioni qualcuno cerca di dare delle dietrologie, questa famiglia mi ha tradito, quest'altra famiglia mi ha tradito. Ma i veri traditori siete stati voi il 18 febbraio, avete tradito la popolazione di Monte Milecco e il Monte Milecco verrà restituito con gli interessi. Grazie, viva Monte Milecco! Buonasera, allora io sento poco in questa diciamo, vittoria perché quasi non solamente merito loro, anzi soprattutto solo merito loro, però ci tenevo a presentare il nostro sindaco con l'augurio che possa continuare l'operato che aveva iniziato, perché Monte Milecco ha bisogno di competenza e serietà e noi in questa lista ce l'abbiamo tutti. Grazie a tutti.